stanno cercando. Torniamo al lavoro. Deve essere qui che hanno massacrato lo squadrone. Che distruzione. Servirà presto.
La corrente è forte. Parecchie macchine, tutte controllate dagli assassini. Forse il capoguerra ha lasciato qualcosa. Magari un indizio sui suoi spostamenti. Hanno lanciato una mandria impazzita giù dal pendio. In ora sono riusciti ad abbattere un corruttore. Ma non prima che gli assassini lo usassero per mandargli contro altre macchine. Audace, parliamo! Morti e feriti sono sistemati. Ci sono altri audaci o guaritori? Solo io. Sei ferito? Che è successo? Di tutto. Là fuori è il caos. Il capoguerra mi ha mandato per fare rapporto. Così non le sono utile. Varl ha detto che il capoguerra ha rintracciato gli assassini. Li ha trovati? Abbiamo seguito le tracce, ma continuavano a mandarci addosso macchine corrotte. Le mie ferite mi hanno rallentato. Così il capoguerra mi ha mandato indietro per riferire che non si arrende. Quindi, eri qui quando lo squadrone è stato aggredito? Esatto. Non immaginavo giorno più cupo dopo la prova, ma mi sbagliavo. Il capoguerra ha perso tempo con le retroguardie. Assetati di vendetta, i primi audaci sono caduti in trappola. Ne sono morti subito a decine. Se Sona non fosse arrivata a guidarci, saremmo tutti morti. Varl mi ha mandato a cercare Sona. Hai idea di dove sia ora? Posso dirti dove ci siamo divisi. Alla torre di metallo, a sud-est delle rovine di sete del demone. Guarda l'altura dietro, quella col macigno. Io andrò all'abbraccio e dirò quello che so a Varl e agli altri. Che la madre ti dia forza, ti servirà da sola.
Deve essere l'altura menzionata dal messaggero di Sona. Il capoguerra si è fermato qui. Ma poi dov'è andata? Quel vecchio arco ne ha passate delle belle. Si saranno fermati per riposare. Nessuno lo lascerebbe qui di proposito. Sona ha subito perdite. Non deve essere stato facile andare avanti dopo l'imboscata. Frammenti di freccia. Qui gli audaci producevano frecce. Bende per feriti. Quel messaggero non è l'unico a essersi ferito. Potrei seguire le tracce di sangue. Devo provare il focus. Tracce, stivali e sangue. Sembra che Sona e gli audaci si siano diretti verso quel crinale. Un secodonte morto. Forse è stata Sona. Potrebbe essere vicina. Per fortuna sono passata di qui. Un battito in più e quel secodonte ti avrebbe fatto a pezzi. Mezzo battito in più e l'avrei ucciso da sola. Sei tu il capoguerra Sona? Varl voleva ti cercassi. Ha difeso la porta? Con coraggio, sì. L'ho visto uccidere una macchina corrotta. Ma è preoccupato per te. Alla tribù serve forza, non affetto. Ho rintracciato alcuni degli assassini della prova. Io voglio vendetta. E tu? Non ne hai idea. Mostramelo. Dammi la tua forza. Seguimi. Gli assassini sono oltre il crinale. Scavano nella terra proibita. Il peccato degli antenati è sepolto lassù. I demoni corruttori. So cosa sono. Ne ha ucciso uno a veglia della madre. Dici davvero
Vediamo se manterrai le aspettative. Ore fa, alcuni audaci si sono nascosti negli alberi. Attaccheranno al mio segnale. Il nemico e le macchine demoniache sono numerosi, ma noi abbiamo la furia dalla nostra parte. Possiamo contare su altro. Spiegati. La vampa. La usiamo per il fuoco, loro per le esplosioni. È così che hanno scavato. Quindi le diamo fuoco e poi? Boom. Allora iniziamo. Ehi, aspetta. Non c'è fretta. Dammi un po' di tempo per farmi avvicinare. Se dovessi allarmarli, attacca. Va bene. Vediamo cosa sai fare. Altro giorno. Cosa porterà? Li ho trovati! Mostrategli il potere del... Ce li ho qua giù! Avanzate! Annulla la ricerca! Li ha trovati!
Non erano solo questi. Ne ho contati di più al momento del massacro. Se devo, inseguirò le loro luride ombre fino a punta della laccia. Lo farò. Sei ferita. Perdi sangue. La mia salute non ti riguarda. Non discuto la tua determinazione, ma devi riposare. Ha ragione, capoguerra. Fate rimarginare le ferite. Varl, perché sei venuto qui? Ti avevo ordinato di difendere la porta con la vita. E così ho fatto, finché il vostro messaggero non ha portato notizie dell'incontro con Aloy e la vostra posizione. La porta è ben protetta. Il mio posto è qui, con voi, con la vendetta. Non spetta anche a me? Forse dovrei dare un'occhiata e vedere se scopro dove sono gli assassini. Fa come vuoi. Tutti lo fanno. Madre. Comandante, nell'ultimo mese alcune esplosioni di vamp hanno ucciso decine di uomini. Nel cerchio di metallo ho preso la precauzione di disporre l'intera scorta in un rifugio coperto, al riparo da scintille e fulmini, e ho posto delle guardie all'ingresso. Vi invito ad adottare misure simili, o ne pagherete le conseguenze. Capo scorta e Tiran, chiudo. Oh, una scorta di vamp nella loro base. Se la saboto, abbiamo vinto. Ho scoperto qualcosa. Gli altri assassini sono accampati nel cerchio di metallo. Sai cosa significa? Maledetti. Il cerchio di metallo è nelle rovine di Pena del Demone. Quella terra è tabù. Tornerò dalle matriarche. Le implorerò per un'eccezione. Non c'è tempo per farlo. Il sangue versato chiama altro sangue. Se la terra è maledetta, la nostra vendetta la consacrerà. È blasfemia! Vi prego, capoguerra, infrangete il tabù! Pena del Demone è un posto maledetto. Ma forse la benedizione dei cercatori di Aloy ci proteggerà. Manderò gli esploratori. Noi ci riuniremo sulla rupe degli Echi Rossi e sferreremo un attacco da lì. Sembra un buon piano. Ci vediamo là. Piano, piano.
farsi notare per ora. Ho già troppe cose. Ottimo. Combatteremo fino allo stremo. Luce rossa.
Devo stare nascosta. Pena del demone. È molto inquietante, eh? Non ti sei mai chiesto come potesse essere ai tempi dei predecessori? Non sei come gli altri, Nora. Me lo dicono sempre. Capoguerra. Gli esploratori hanno trovato i nemici nelle rovine, a difesa dell'accesso al cerchio. Allora dovremo distruggere questi campi, così non danno l'allarme. Va bene. Pensiamo ai campi. E i nostri nemici nel cerchio di metallo non ci vedranno. Mi occupo degli allarmi. Invieremo audaci a ogni campo, pronti in agguato. Tu comincia, e loro finiranno. Audaci! Ci siamo! È ora di combattere! È ora di uccidere! E forse anche di morire! Ci riuniremo là, alla base della torre più alta! Poi, al cerchio di metallo, per la vendetta! Oggi rompiamo un tabù per onorare i morti e per punire i nostri nemici. Il sangue che viene versato chiama altro sangue. Possa la madre perdonare il nostro peccato, altrimenti
che possa essere io l'unica colpevole. Ora, alla battaglia! Dovrei lasciare qualcos'altro. A me, fratelli! Penso io al segnale! Per la madre, sì.
bene in Nora. Per in Nora. Non ho più spazio. Siamo alle maniere forti. Dannazione! Quasi avevamo il segnale! Cos'è successo al dannato segnale? Vi insegnerò a sanguinare! Il sole non può salvarti ora! Temi il potere dell'ombra! Ne ho uno proprio qui!
mi servirà per il viaggio. Faremo un po' di baccano. Inizio! Non posso portare altro. Questo non va a male. Dovrei abbandonare qualcos'altro. E come dice Varl, dobbiamo entrare nelle rovine per la tribù. La giustizia vale la dannazione. Che la madre possa perdonare. I campi non sono più un problema. Ora il cerchio di metallo. Le sue alte mura difendono il nemico. Dovremmo arrampicarci in alto, col rischio di essere attaccati.
Ho un'altra idea. La loro base ha punti deboli. Lascia che vada io e li sfrutterò. Se ci riuscirò, farò un buco nelle mura grande abbastanza da far entrare l'intero squadrone. Può funzionare, sempre che io possa venire. Un capoguerra dovrebbe essere lieto che due frecce fremano per essere scoccate. Sì, Varl. Vai con Aloy come suo compagno, ma stai attento. Certo, capoguerra. Lo farò. Andate. Aspettiamo il segnale. Hai davvero un piano? Mi hai seguito fin qui, perfino nelle rovine. Pensavo ti fidassi di me. Mi fido, ma come sai che la base ha dei punti deboli? Pazienza, Varl. Lo scoprirai presto. Afferra la mano. Su quello a destra. Meridiana sarà presto nostra. Cacceremo gli usurpatori. Sanno che sono qui. Io penso a quello a sinistra. Una macchina mi ha quasi strappato un braccio. Ora ci aiuteranno a riprendere il dominio. Thank you.
Altri due. Tu pensa a quello a sinistra. Laggiù. Vedi quel rifugio coperto? Li hai visti, quei corruttori? Concentrati, Varl. Quel rifugio è pieno di Vamba. Ce n'è un'intera scorta. Se la innesco, l'esplosione distruggerà quei corruttori e farà crollare le mura. Una bella breccia per la carica dei Nora. Da qui siamo lontani. Dobbiamo avvicinarci. Io mi avvicino. Tu torna indietro, di a Sona del piano e portali da quella parte del cerchio. D'accordo. Quando crolleranno le mura, irromperò per primo dalla breccia. Ora devo soltanto fare in modo che accada. Se ci riuscissi senza fare rumore, sarebbe più facile. Devo solo trovare una visuale su quella vampa e colpirla. Sembra uno dei nostri, Ben. Mi ha visto. Mi hanno visto. Devo raggiungere subito quella vampa. Non puoi sfuggire! Devo dare fuoco a quella vampa. E in fretta. Ah!
C'è una vedetta! Preparati!
Madre, osserva la nostra vittoria. Questo debito è stato ripagato. Ricordate questo giorno, audaci Nora. Dalle labbra alle orecchie della dea, sì, ricordatelo. Prepariamoci a lasciare questo posto. Lasciate lance e frecce a riposare nei corpi dei caduti. Sono maledetti come queste rovine. È fatta. Non uccideranno più. Devo trovare Olin e scoprire che cosa sa. Chi sono gli assassini? E come mi hanno visto tramite il suo focus? Non c'è spazio.